Cristian Versace, un giovanissimo campione mondiale di quad qui in frazione Cortereggio. Come è iniziata questo sport? Questa passione è nata da quando avevo 5 anni, che vedevo mio padre che correva con i quad più grandi, e allora seguendo le sue orme decisi di iniziare a correre anch'io, facendomi comprare il primo quad. Da lì iniziai ad allenarmi, seguendo anche i corsi di mio padre, che è un istruttore. In seguito poi ho iniziato a partecipare alle prime gare e a portare le prime vittorie. Da quando ero piccolo, poi crescendo e andando avanti con gli anni, sono iniziato ad andare sempre più veloce, fino a vincere anche le prime gare. Ho partecipato per 4 anni al campionato interregionale italiano e poi ho deciso l'anno scorso di mettermi in gioco e di affrontare i piloti più forti del mondo. Allora siamo andati in Francia e ho insistito per poter partecipare al mondiale. E hai vinto. Come funziona il mondiale? Suddiviso in categorie oppure una categoria unica? Io nel mondiale ero nella categoria dei giovani fino a 15 anni e erano presenti ragazzi che venivano da tutte le parti del mondo, i più forti di tutte le nazioni. E era formato da 4 manche, da un quarto d'ora ciascuno, di cui il primo quarto d'ora erano le prove. E poi c'erano quindi 3 manche di gare. Quanto ti alleni al giorno o a settimana per riuscire ad ottenere questi risultati? Per ottenere questi risultati c'è dietro un allenamento molto duro che si basa su vari sport. Sono seguito appunto da un personal trainer che mi fa fare varie attività che messe insieme mi danno una preparazione fisica. Invece riguardo il quad mi alleno quasi ogni weekend. Il tuo prossimo obiettivo oppure il tuo sogno nel cassetto? Il mio prossimo obiettivo è partecipare l'anno prossimo al campionato francese e puntare alle prime posizioni. E poi volevamo anche partecipare a febbraio una tappa di internazionale su sabbia in Francia, però facendola solo come esperienza.